amici di L'Esport Academy, ben ritrovati da Lotalusi per l'atto conclusivo della categoria 2013 della sesta edizione della Rete Oro Cup. È Roma Frosinone. Provo con il petto, con la palla che scende, poi destro, il primo tiro della partita firmato Trulli, sarà calcio d'angolo. Salta a vuoto Recchia, riesce a riprendere in qualche modo Fiaschetti, Greco salta tutti, ma non il portiere che fa un ottimo lavoro in uscita bassa. Contro Vollaro, anche Fiaschetti, la palla è verso Greco che la gira in porta, la tiene Orsolini. 2-20 in arrivo, in particolar modo di Vollaro che calcia al volo e scheggia l'incrocio. Ed era l'ultimo atto del primo tempo, non si è recuperato nulla, è 0-0 fra Roma e Frosinone. E via si riparte col secondo tempo di Roma-Frosinone. Con la palla messa in fallo laterale per Recchia. Osserva la situazione, visto Vollaro, si appoggia da Recchia, che mette una traversone più potente che altro, poi intanto occhio a Della Rasa, che avanza, Della Rasa, Della Rasa tocca, ma finisce fuori la sua soluzione, si dispera la panchina, l'occasione più grande per il Frosinone in questa partita. Ndocci va dentro, stava per essere anticipato dal portiere, ancora Ndocci, sblocca la Roma, Colneo è entrato, è sempre decisivo quando mette piede in campo dal secondo tempo, Ndocci, 1-0. Vediamo un po' chi va, sembra Lefons, gol sinistro, raddoppio Roma che si avvicina sempre di più al titolo della sua categoria, che punizione di Lefons, 2-0. Tiro in porta, Cassano a respingere, è andato Trulli e non Giampiccolo. Menenti può parare e soprattutto mandare in avanti, ancora Sorgente a palleggiare, non è aiutato da nessuno, l'Ormini allora a portare avanti l'azione, va a finire per terra, ancora Frosinone che però insiste, vuole regalarsi un'ultima emozione prima di chiudere la partita, la parata di Fortuna che blocca a terra ed è finita, la Roma può festeggiare la vittoria della categoria 2013 della sesta edizione della Lazio Cup, batte 2-0 il Frosinone.